di organizzare questa presentazione con la gentile, garbatissima e inusuale presenza di Egizia, che curerà la presentazione del libro di oggi, perché ne ha già curato un'intervista per Out e quindi diciamo è la massima esperta del Circolo Mario Mieli sul nostro autore ospite. Ridono? No, niente. Questi complimenti per Egizia, cioè non mi sentivo. Sì, e infatti noi l'autore ce lo dimentichiamo e siccome non vediamo da tanto tempo Egizia. Posso sottolineare che io non vengo alla presentazione del gruppo Cultura. È davvero, abbiamo anche il piacere di avere tra l'altro Mirta che cura il commento musicale dell'appuntamento, tutto il resto ve lo dice lei, perché io mi sono stancato. Noi abbiamo già fatto questa presentazione da Feltrinelli. Per collaudato. E dovremmo capire se dobbiamo fare delle cose diverse oppure se la facciamo. Comunque parte subito la nostra voce, Claudio, e poi noi commenteremo. Ho letto in una rivista che i bambini nati con il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo sviluppano in età adulta una propensione al suicidio. Sempre nello stesso articolo veniva riportata un'altra teoria partorita, immagino, dallo stesso genio della psicologia prenatale. I neonati espulsi con parto cesareo sono più arrendevoli nei confronti della vita, visto che non hanno affrontato la dura prova dell'uscita naturale dal grembo materno. Dunque, io dovrei avere la stessa aspettativa di vita di un kamikaze di Al-Qaeda, visto che sono nato con un parto cesareo per sventare la possibilità che morissi asfissiato. Infatti, osservando le radiografie dell'epoca, è evidente il mio disperato tentativo di tornare subito al creatore, soffocandomi con quella specie di cappio, piuttosto che passare per quella fessura chiamata vagina. Lo voglio chiarire subito, io non ho mai sfiorato la patatina di una donna neppure con un dito. Figuriamoci passarci attraverso. A dire il vero, una volta l'ho toccata, ma avevo bevuto parecchio. Non conservo molto di quell'episodio. Solo una sfocata memoria tattile, terribile, un senso di vuoto, abituato a trovare sempre qualcosa tra le gambe e mettere una mano nelle mutande di quella ragazza e trovare il nulla più assoluto mi fece pensare alla fisionomia di Barbie. Grazie di essere venuti, io sono molto felice perché abbiamo riportato Alessandro qui nei locali del circolo, non si ricordava né la strada né le stanze del circolo, è vero che noi nel frattempo abbiamo fatto dei cambiamenti, ma insomma non si ricordava nulla, questo per ricordarvi, insomma, per farci capire che tipo di stato mentale che ha raggiunto Amichetti, che qui ha tipo soggiornato per non so quanti anni, cioè 10 anni tutti i giorni, per qualcosa anche come 10-12 ore al giorno, e non si ricordava neanche la strada, quindi questo ha rimosso. Sono di San Paolo per quello. Comunque, vi racconto brevemente chi è Alessandro Amichetti. Noi ci siamo conosciuti appunto 10-15 anni fa qui al circolo. Era un redattore di Out dei più acuti, fervidi, non lo so. Eravamo i due. No, è stato. Io il momento in cui c'era Alessandro in redazione forse è stato uno dei momenti più felici di Out, non perché c'era Alessandro, ma perché era una coincidenza. È stata tutta una coincidenza. E abbiamo passato veramente tantissimi anni qua, dei bellissimi momenti, e quindi poi quando lui è andato via, perché ovviamente la sua carriera professionale ha preso un'altra strada, non ha proseguito come altri nel giornalismo, ma sempre un ramo della comunicazione, è diventato un art director, un creativo pubblicitario, è andato in Sacci e Sacci, insomma poi il tempo ha continuato a collaborare con Out, ma insomma diciamo che ce lo siamo un po' perso, anche se poi non mancava la presenza di Mucca Assassina che ha divertito diverse persone. Ecco. Comunque, fatto sta che poi nel frattempo comunque il suo amore per la scrittura l'ha portato ad aprire un blog che poi in barba ad altri che speravano di aprire il blog per poi invece essere chiamati da qualche casa editrice e farlo diventare un libro e poi un film, lui invece l'ha aperto così invece per dare sfogo. Per dare sfogo al suo amore per la scrittura, invece anche per le sue analisi, riflessioni sul quotidiano,
Fatto sta che questo blog in pochissimo tempo ha raggiunto un numero di visitatori intorno ai 300.000, insomma un caso anche 400, vabbè adesso con il libro però. E quindi insomma fatto sta che il famoso editore di turno ha notato sia ovviamente che i visitatori che lo stile di Alessandro, lo ha contattato per scrivere questo libro e siamo qui infatti per questo, perché da questo in realtà il libro non è il figlio diretto del blog, se non soltanto per il nickname che porta sulla copertina del libro, che è Insiloan. Adesso chiediamo ad Alessandro come mai Insiloan, no? Iniziamo a dire il titolo del libro. Pensavo che lo sapesse. No. Alla fine di questo libro la mia vita si autodistruggerà, e questo già ci fa capire un po' dello stile, no? Quello che è la somma dello stile di Alessandro. E nella copertina non c'è scritto Alessandro Michetti, ma c'è scritto Insiloan, che è un pseudonimo con cui mi ha battezzato un altro mio amico, perché chi ha letto il libro lo sa sicuramente, chi non ha letto adesso ve lo dico, tanto non è un giallo, lo potete scoprire. Insomma, siccome io sono una persona abbastanza insicura per certi versi, su alcuni versi, allora... Asterisco, secondo me se lo dice per poi farsi dire ma no, ma perché dovresti essere insicuro? Ma perché, come dicevo pure altre volte, l'insicurezza secondo me è una cifra caratterizzante la mia personalità, che di cui vado fiero, perché preferisco comunque essere sempre più insicuro piuttosto che essere strapotente. Quindi comunque in quest'alone di insicurezza, chi mi conosce bene, i miei amici sanno benissimo, sono uno che chiede sempre conferme se va bene una cosa, se non va bene un'altra, sulle scelte più importanti o meno. Una volta ho fatto questa, per la centesima volta, una domanda ad un mio amico, al quale ho preso la palla al balzo e mi ha dato con il soprannome Inzi, da insicuro, e poi Loan, perché comunque era un periodo in cui ero particolarmente innamorato di Lindsay Lohan, di tutte le smutandate, quindi Britney Spears, insomma tutte quelle che vanno e vengono dai centri di riabilitazione. E quindi c'è stata questa unione delle smutandate e dell'insicurezza, per cui c'è stato questo bel connubio ed è uscito fuori Inzi Lohan, da cui appunto ho preso spunto, con il quale appunto ho dato il nome poi al blog, e mi è rimasta praticamente appiccicata addosso, e qui ci muoveremo come di Roy Johnson, esatto. Me l'ho ricordato per tutta la vita solo per quello, e sulla lapide ci scriveranno proprio quello. Allora, brevemente un accenno sul libro, insomma, è autobiografico, comunque ha la parvenza di un libro autobiografico, anche se poi magari prende spunto non soltanto da episodi della sua vita, ma anche ovviamente di amici e cose del genere. È il racconto di questo ragazzo di provincia che si trasferisce a Roma, e tutto con una sorta di grande, insomma, sarcasmo, ironia, autoironia, viene raccontate queste vicende che poi sono quotidiane, sono cose che insomma capitano o sono capitate a ognuno di noi, ma probabilmente la particolarità di Alessandro è come poi, no, rappresenta e scrive cose che tutti quanti noi probabilmente condividiamo. Quindi il suo punto forte è come descrive una realtà, ma soprattutto anche la grande ironia, il modo in cui poi vengono scelti dei termini piuttosto che altri per raccontare una situazione che comunque già di per sé abbastanza ironica. Sì, insomma, era in realtà la storia detta così, non ha niente di particolare in sé, appunto come dice Gizia, è la vita che ha fatto chiunque di noi, trasferito o meno da una piccola città in una grande città, o anche gente che vive, nasce e cresce in una stessa città, nel momento in cui finisce le superiori solitamente esplode e inizia pure a capire un po' chi è e che cosa vuole fare. E quindi secondo me ho voluto descrivere proprio questo passaggio, questa sorta di Alice nel paese delle meraviglie, che comunque da un'adolescenza, da un'infanzia piuttosto semplice e anche protetta, al di là delle vicissitudini che comunque mi sono capitate, poi scopre un mondo nuovo, va a vivere con delle persone che casualmente poi diventeranno i suoi migliori amici, persone più disparate, dalla travestita all'attivista politico, alle lesbiche, insomma tutto questo mondo che fino ad allora per lui era un mondo proibito ed era soprattutto un mondo che sapeva anche di peccato. E quindi poi scopre che in realtà il mondo dell'omosessualità può essere molto più divertente, più semplice di quello che comunque anche i media cercano di mostrarci, con sofferenze, con dolori, suicidi e cose del genere. Sono cose possibili, però quello che ho voluto fare con questo libro è cercare di dare un messaggio positivo, dicendo che si può vivere la propria omosessualità senza per questo poi
viverla male, viverla nel senso di peccato, viverla nella vergogna. Quindi un altro dei punti di forza, insomma, penso, di questo libro è che sì, è vero che l'omosessualità è assolutamente protagonista del libro, ma in quanto, no, fa parte della sua vita, ma il fatto che scardina un po' quelli che sono, no, i luoghi comuni sul mondo gay, insomma, questa è forse la cosa che diverte molto noi del mondo gay che conosciamo, determinati, no, tic, cose, ma anche per il mondo eterosessuale che guarda in modo dissacratorio a quelli che invece sono questi luoghi comuni che vengono, no? Sì, esatto, perché comunque il libro l'ho scritto anche un po' con un intento divulgativo, cioè non è un libro militante, non è un libro che vuole fare politica, però è un libro che è diretto principalmente agli eterosessuali, appunto per mostrare come poi la differenza